Buongiorno ragazze, questo è un video che ho in mente di fare da parecchio tempo. Sono un po' così. Perché sapete quanto io ami, stavo mangiando burro di arachidi, condividere con voi, diciamo, le scoperte sui nuovi siti che vendono make-up in generale, magari naturale, eco bio, più nello specifico. Harry si sta infilando nella busta della pasta che vedrete fra un po'. Questo sito io ve lo volevo segnalare per due cose fondamentalmente. La prima è che oltre ai prodotti cosmetici, loro hanno pensato di vendere anche alimentari, ovvero cose biologiche da mangiare. E questa è una prima novità, secondo me, perché spesso si trovano le cose biologiche ma non associate ai cosmetici o viceversa. Perlomeno io non conosco siti, giusto la collana, che combinino le due cose. Sul sito ci sono anche delle ricettine, dei consigli, quindi lo trovo molto carino. La seconda cosa che io vi consiglio rispetto a Vero Biomercato si chiama, è la pagina Facebook. Allora, la loro pagina Facebook è una vera e propria tentazione e io la adoro perché ogni giorno, ogni 2 giorni, scelgono un tema. E intorno a quel tema vi propongono un sacco di informazioni. Ad esempio, io ricordo il giorno in cui magari c'erano le lenticchie, allora magari non viene fuori l'impacco per la pelle per le lenticchie, per carità, però viene fuori il post sulla proprietà delle lenticchie, quello con la ricettina, quello con il suggerimento e la storia della lenticchia, lo stesso era venuto fuori per le arachidi, per le mandorle, quindi ecco, lo trovo molto 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 carino. Sono riuscita a farmi dare un codice sconto, quindi se volete andare a curiosare, dare una sbirciatina, potete utilizzare questo codice sconto qui. Però ecco, ve lo volevo segnalare principalmente per queste cose. Innanzitutto perché appunto, mentre comprate i cosmetici, potete buttarci dentro anche una farina piuttosto che una pasta. A me incuriosiscono tantissimo e non le compro solo perché so che è una. Poi se ce li ho nel frigo è la fine. Le loro creme hanno ad esempio la crema alla mandorla, quella al caffè, se non sbaglio, che sono adatte alla preparazione di dolci. Ad esempio, quando avevo preso la crema di arachidi, mi avevano poi linkato su Facebook la ricetta dei biscotti con burro di arachidi. Insomma, io lo trovo molto 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 sfizioso. Io mesi 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 fa ho ricevuto alcune cosine da loro e in realtà volevo tipo finirle e poi fare un video sui prodotti terminati, però mi rendo conto che alcuni prodotti non li terminerò a breve, quindi ho preferito parlarvene prima. Io avevo ricevuto, provato e finito anche questo dato fondo, questo burrone al cioccolato, crema tonificante nutriente al cacao e burro di karité biologico di Alchimia Natura. Questo l'ho finito e fa esattamente quello che promette. Non è un anticellulite assolutamente, però tonifica e nutre. Io ho la zona, quella critica, diciamo, delle cosce piuttosto idratata e tonica, tonificata in questo periodo, quindi vuol dire che le creme che sto utilizzando, oltre allo sport, mi stanno facendo bene. Quindi questo, se volete un qualcosa di tonificante, ve lo consiglio. Innanzitutto non odora fortissimamente di cioccolato. A me non piacciono i prodotti di bellezza che odorano troppo di caffè, cioccolato, questi aromi qua a me non piacciono, caramello, non, no. Questo però ha un vago sentore di cacao, però mi è piaciuto perché è una crema che innanzitutto non si assorbe così in fretta da non dare il tempo di essere massaggiata, però allo stesso tempo dopo non vi lascia untuosità, quindi mi piaceva molto, ne prendevo più o meno la superficie di una falange per il massaggio, massaggiavo le zone che io volevo tonificare, diciamo un po' di più. Dopo qualche minuto mi potevo tranquillamente vestire. Quindi mi è piaciuta molto la consistenza di questa crema, questa ve la consiglio. Le altre cose, io con questo ombretto, la vera in realtà è da una vita che ho in mente un tutorial come Face of the Day, come li chiamo io, non sono ancora riuscita a farlo. Io ho il Majestic Violet 04, che è questo lilla violaceo opaco. Guardate che carino il dettaglio degli ombrettini La Vera che hanno in sovraimpressione la scrittina e il fiorellino. Poi lo tirate su e sotto c'è anche specchietto e pennelluzzo. Molto carino. Ho in mente per l'appunto un Face of the Day con questo colore, però mi devo un po' organizzare. Poi questa che l'avevo già provata ed è una delle mie profumazioni preferite, arancia cannella. Questa è di La Saponaria, questa saponettina qua. Per quanto poi riguarda
i due cibi, vi ho fatto per l'appunto vedere la crema di arachidi, questa è una bombazza calorica, io ne mangio un cucchiaino a settimana più o meno, infatti questa vedete ce n'è ancora parecchia perché cerco proprio di non attingere, primo perché comunque ha un gusto abbastanza impegnativo con il burro di arachidi, quindi non è che proprio si possa andare a cucchiaiate, e poi perché so che è veramente super calorico, però vorrei farci una ricettina. Questi biscotti al burro di arachidi mi aveva ispirato la ricetta. E poi l'ultima cosa, e questi ve li stra iper consiglio, questa pasta qui integrale, io ho i fusilli di farro marca Alcenero che potete sempre trovare sul loro sito. Allora, considerate che mio fidanzato, che è abbastanza rompiscatole, perché il caffè deve essere di una marca, la pasta deve essere di quella marca lì, se no non gli piace. Quando ho mangiato sta pasta mi ha detto buona, che cos'è? Ha proprio un gusto strabuono. Quindi se non conoscete i prodotti Alcenero e pensate di acquistare qualcosa davvero biomercato, ma sono stronzo. Davvero biomercato, vi consiglio di prendere anche un pacco di pasta da provare. Niente, ci tenevo a parlare di questo sito perché loro sono super carine, seguono molto anche la parte di Facebook, le ricette, non lo so, mi piacciono e quindi mi andava di parlarvi di questo nuovo sito. Sapete che io quando posso faccio un po' di pubblicità a queste piccole realtà emergenti perché mi fa piacere. Basta, fatemi sapere se trovate il sito interessante, se già lo conoscevate, se andate a comprare qualcosa. Fatemi sapere che ricette fare con il burro di arachidi e a presto. Ciao!